No, noi abbiamo chiesto l'altro giorno i verbali delle riunioni della cabina di regia, perché il Comune di Napoli ha diritto di sapere quello che accade, e quindi abbiamo chiesto la trasmissione dei verbali della cabina di regia. Noi andiamo avanti per la nostra strada, appunto in attesa della bonifica, perché poi quello deve fare il governo, e quindi ci attendiamo che metta in campo la bonifica. Poi il progetto di città e il progetto della città, e quello va avanti, lo stiamo presentando alla città, l'abbiamo inviato nuovamente al governo e siamo convinti che le ragioni della correttezza istituzionale e del rispetto della Costituzione e delle norme prima o poi prevarranno. Quindi il buon senso da parte di chi l'ha violato prevarrà, e se no ci sarà qualcuno che metterà le cose a posto.